Amici tiratori, ci troviamo a Lonato sulle pedane del Trap Conca Verde. Oggi ha inizio un grande evento internazionale, la quarta prova di Coppa del Mondo delle discipline olimpiche. Un evento da record, 79 nazioni partecipanti, più di 580 atleti. Oggi è la prima giornata ed è la volta delle donne del trap. Qui a Lonato c'è anche Jessica Rossi, campionessa del mondo in carica. Per la prima volta dopo tanto tempo, Jessica, hai assistito a una finale da spettatrice. Sì, devo dire che è stata una bella finale, soprattutto piena di colpi di scena, quindi è stato veramente molto bella guardarla e sono stata contenta di essere venuta. Niente, da spettatrice, comunque tra poco si partirà per l'Europeo, quindi le scelte del coach sono state giuste, secondo me, lasciarmi un po' di tempo di riposo e per prepararmi al meglio per l'Europeo e successivamente per il Mondiale. Cosa puoi dirmi di quella serie di zeri della tiratrice cinese? Purtroppo la finale a un colpo ti manda un po' fuori con la testa, appena si fanno due o tre zeri è difficile recuperare. Succede a tutti, succede spesso, è successo anche a me, quindi la Yinzi Liu è veramente molto forte.